L'amministrazione ha fatto tutto il possibile fino ad oggi e continuerà a farlo, sia per isolare la parte da bonificare nel comando dei vigili, sia per mettere in sicurezza uomini e donne della Polizia Municipale in idonei spazi e in idonei locali. Attualmente la situazione è questa. In attesa di iniziare i lavori di bonifica che potranno avvenire solo dopo che il bilancio previsionale stabilmente riequilibrato verrà approvato in Consiglio Comunale, e questo dovrebbe accadere mercoledì 13 novembre, per cui si creerà un apposito capitolo nel bilancio per la previsione della spesa per i lavori di bonifica. Gli uomini e le donne della Polizia Municipale saranno trasferite in un'ala dello stesso comando, in questo momento non interessato dal problema amianto. Nel momento in cui i lavori inizieranno, si spera a fine mese, tutta la parte da bonificare sarà sigillata, e per ulteriore sicurezza dei vigili urbani, essi saranno trasferiti al quinto piano degli uffici comunali di Viale Amendola. Il tutto ovviamente per un periodo transitorio che speriamo sia il più breve possibile, durante appunto i lavori di ripristino della normalità al comando dei vigili originario.